Il giorno dopo raccontai a Salieri com'era andata coi teppisti. Quella banda di spiantati si era trasferita nel suo territorio, causando disordini e attaccando la gente per bene. Don Salieri era furente. Cosa? Nel mio territorio? Come si permettono? E soprattutto, attaccare donne indifese. È successo qualcosa a Sara, Tommy? No, capo, sta bene. Me ne sono occupato io. Bravo. Ma perché Luigi non mi ha detto niente? Potevamo sistemare noi la faccenda. Non sopporto che dei merdosetti si prendano certa libertà nella mia zona. Che si credono d'essere. Noi offriamo protezione, quindi dobbiamo prenderli e dargli una raddrizzata. Ce ne occupiamo io e Tom. Che se credono che questo è un cazzo di Luna Park o roba del genere? Io gli strappo le budella con le mani a quelli. Poli, Poli, sta calmo. Non si ammazza nessuno, hai capito? Voglio solo che gli diate una lezione. Spaccategli tutte le ossa e lasciateli sul marciapiede in una pozza di sangue. Quei bastardi dovranno girare sulla sedia a rotelle, che i bambini ridano davanti ai loro musi ammaccati. Voglio che tutti vedano che succede quando qualcuno invade il mio territorio. Sembra interessante, capo. Non è affatto una cattiva idea. Dobbiamo scoprire dove si trovano. Potrebbe saperlo Biff. Bazzica sempre nella piazza di Chinatown. Trovatelo e chiedeteglielo. Nessun problema, capo. Tom, ti volevo ringraziare. Non so cosa sarebbe successo se non avessi accompagnato Sara a casa. Ti sono debitore. Salute, ragazzi. Allora, che posso fare per voi? Dobbiamo dare una ripassata a una banda di teppisti. La cosa migliore sarebbero queste due mazze. Su questa c'è pure l'autografo del miglior battitore del campionato. Wow, incredibile! È autentico! Beh, a dire il vero no. Ma se becchi qualcuno sul muso con questa, dubito che te lo chieda. Dacci anche qualche cannone. Non si sa mai. Mi hai tolto la parola di bocca. Ho queste Colt 1911. Automatiche fantastiche. Grazie, Vinny. Grassone bastardo, ci serve qualche informazione. Che succede? Una banda di teppisti si è installata nel nostro territorio.
e sta rompendo le palle alla brava gente. Si sono anche presi delle libertà con la figlia di Luigi, e se non era per Tom qui, chissà che cosa l'avrebbero fatto. Dobbiamo sapere dove si trovano per recapitargli un messaggio da parte di Don Salieri. Sei venuto nel posto giusto, Poli, so di chi parli. Qualcuno ha già avuto problemi con loro. Pare che si trovino alla vecchia stazione di servizio vicino a Terranova Bridge. È qui vicino. Ci si arriva da una porta di servizio del cortile. Mandagli i miei saluti. Grazie, Biff. Ti devo un favore. Su, andiamo. Ah, certo. Statemi bene. Credo che il posto sia questo. Muoviamoci. Ricorda, Tom, niente sparatorie, eh? Salve, amico. Don Salieri vi manda i suoi saluti. Continua. Sono curioso di sentirlo. Tutti qui, presto! Ora ci battiamo da uomini! Gliel'avete fatta vedere, era ora che qualcuno si occupasse di quei bastardi. La polizia non muove un dito perché uno di quei teppisti è figlio di un pezzo grosso del municipio. C'è qualcuno che si merita una lezione. Tom, quei bastardi sono armati. Che intenzione avete, amico? Ho intenzione di cacciare il vostro culo fuori da questa zona. Questi sono mafiosi, Johnny. Figliamocela. Oh, cazzo! Presto, alla macchina! Prendiamoli! Fermo, vengo anch'io! Ma sei scemo! Fermo dove sei!
inchiodalo! Che c'è? Ti dispiace per lui? Ah, non deve farti sangue amaro per quelle bestie. Guarda che quello ti avrebbe sparato alla schiena alla prima occasione. Pensavo a cosa avrebbe detto mia madre o Sara se mi avessero visto. E anche questa è fatta. Una preoccupazione di meno. Ah, non startene lì con quella faccia. Ricordati che quelli volevano farsi la tua ragazza ieri. Meglio che te ci abitui. Ci sono già abituato.